Benvenuti in questo nuovo episodio del London Tour di English Class, nel quale visiteremo Piccadilly Circus e percorreremo la famosissima zona di Soho, centro della vita e della cultura cosmopolita londinese. Negli episodi precedenti abbiamo visto ed esplorato insieme le principali attrattive di Kensington, della City e di Westminster, ricchi ed eleganti quartieri della capitale britannica. Soho, il cui nome risale all'epoca dei Tudor, è invece un quartiere più umile, situato nel West End di Londra, ma non per questo meno privo di fascino e di bellezza. Conosciuto ed amato in tutto il mondo, il quartiere di Soho comprende la suggestiva Chinatown e la rinomata Soho Square, la piazza che costituisce il punto di ritrovo di tutte le personalità più eccentriche della città. La nostra prima tappa è dunque la famosissima Piccadilly Circus, la piazza principale di Soho, anche conosciuta come il centro del mondo, poiché attorno ad essa, cuore della città di Londra, ruotano turisti ed emigranti provenienti da quasi ogni angolo del pianeta. Per arrivarci, prendiamo la metropolitana e scendiamo all'omonima fermata di Piccadilly, raggiungibile attraverso le due linee Piccadilly, di colore blu scuro, e Bakerloo, di colore marrone. La Piccadilly Line è una delle linee situate più in profondità, al contrario ad esempio della verde District Line, che di fatto presenta molte stazioni in superficie. La linea Piccadilly è invece raggiungibile dalle principali stazioni del centro attraverso una lunga scala a chiocciola o con l'ascensore, e dopo la Central Line, di colore rosso, è la più lunga linea della ferrovia sotterranea di Londra. Viaggiando dal nord all'ovest della capitale, raccoglie ogni giorno centinaia di migliaia di passeggeri. Appena arrivati a Piccadilly Circus, restiamo colpiti dall'immensa folla di persone e dal gran numero di cartelloni pubblicitari a grandezza gigantesca che ci circondano. Il nome Piccadilly proviene da un particolare colletto chiamato Piccadilly, inventato da un sarto del XVII secolo e che era molto apprezzato dal re Giacomo I Stuart. Arricchitosi grazie al sovrano, il sarto di nome Robert Baker poté acquistare una bellissima casa vicino a dove sorge oggi la piazza, che fu chiamata per questo Piccadilly Hall. Negli anni fu dato il nome di Piccadilly anche ai terreni limitrofi, finché nel 1819 l'architetto John Nash progettò la bellissima piazza, che per questa ragione fu battezzata Piccadilly Circus. Emblema della piazza è la celeberrima fontana sormontata dalla statua a forma di Cupido, chiamata appunto Eros, presso cui tutti i turisti sono soliti farsi foto ricordo, e che assieme al Big Ben, situato invece nella zona di Westminster, costituisce uno dei simboli della città di Londra. La statua, nota anche come Shaftesbury Memorial Fountain, rappresenta in realtà l'angelo della carità cristiana e fu scolpita in memoria del conte Shaftesbury, a cui è dedicata anche la Shaftesbury Avenue, che si trova proprio dietro alla piazza. Nonostante la numerosa folla che sembra quasi inghiottirci, riusciamo a proseguire verso Shaftesbury Avenue per addentrarci nel cuore del quartiere di Soho. Dalla parte opposta alla Shaftesbury Avenue si trova un'altra famosissima via, Regent Street, opera anch'essa dell'architetto John Nash. Mentre percorriamo la lunga Shaftesbury Avenue, ammiriamo il panorama multietnico di questo quartiere ricco di negozi e locali suggestivi, pittoreschi pub, ristorantini e bar nascosti tra le viuzze secondarie. Qui si trova, come già anticipato, anche la famosa Chinatown di Londra, riconoscibile per le lanterne rosse appese ed il grande portale rosso che si affaccia su Shaftesbury, punto da cui è possibile accedere al quartiere cinese. Nonostante Soho sia anche un luogo di cultura, ricco di cinema e di teatri, nonché di studi di registrazione discografica, il quartiere è famoso anche per essere un luogo di vizio, centro a luci rosse della città di Londra. Prima di uscire da Soho per raggiungere Holborn, giriamo a destra, imboccando la Greek Street, arrivando così a Soho Square, che dopo Piccadilly Circus è la piazza più importante di Soho. Soho Square, una piazzetta con un suggestivo parco verde con al centro la famosa casetta in stile Tudor, è un luogo rinomato e frequentato dai giovani. All'interno del parco di Soho Square
vengono organizzati eventi, concerti e happenings di vario genere. Il parco è infatti una delle mete di ritrovo preferite dai giovani di Londra, tra cui anche punk e omosessuali, e non è purtroppo raro trovarvi ragazzi sdraiati in preda agli effetti dell'alcol. Percorriamo a questo punto Soho Street per uscire da Soho e ritrovarci così nella più elegante Oxford Street. Oxford Street è una delle strade principali di Londra, famosa soprattutto per lo shopping. Ammiriamo dunque le vetrine dei suoi bellissimi negozi, camminando tra l'immensa folla cosmopolita che affolla la strada in questo nuvoloso sabato pomeriggio d'estate. In Oxford Street assistiamo anche ad uno spettacolo particolare, ballerine dietro la vetrina di un negozio che si esibiscono per i passanti al suono di musica da discoteca. Ma ora è tardi, il sole sta tramontando nella fredda città di Londra. È ora di tornare a casa, serbando il ricordo di questa bella passeggiata. Vi diamo appuntamento come sempre alla prossima puntata.